poter testimoniare della potenza di Dio che va a cambiare il cuore e può salvare le anime. In questo giorno io vorrei fare ancora parlare fratello Andrea. Gloria a Dio, amen. Sapete, questa è sempre un'altra mia cugina, ce ne sarà un altro poi dopo. È sempre un membro della nostra casa, c'è gioia nei nostri cuori, siamo nella nostra casa, che il Signore opera potentemente, gloria a Dio. Molte preghiere abbiamo fatto, gloria al Signore, Dio sta benedicendo, gloria al Signore. Io vorrei far dire due parole alla povera, adesso se lo sento nel suo cuore. Grazie al Signore, era un desiderio più grande che avevo nel mio cuore di essere qua in questo giorno. E niente, ringrazio Dio perché ho avuto subito un'esperienza grande con Lui, è entrato nella mia vita e mi ha riempito subito del suo Spirito Santo e niente, io voglio servirlo ogni giorno. Amen. Ora vogliamo fargli delle domande. Sorella Pamela, hai accettato Gesù Cristo come personale Salvatore e Signore? Amen. Vuoi seguirlo nei buoni e nei cattivi giorni? Amen. Amen. Secondo in confessione della sua fede, la battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito